Buongiorno a tutti e bentornati a Punto Europa. Oggi parliamo di un argomento, di una tragedia. Sono passati 4 anni ormai dal terremoto che ha messo in ginocchio l'Aquila e oggi ne parliamo, vediamo com'è la situazione, ne parliamo con i nostri due ospiti. Benvenuto all'onorevole Enzo Rivellini. Grazie, buongiorno. E benvenuto all'onorevole Niccolò Rinaldi. Buongiorno a tutti. Bene, prima di cominciare la nostra discussione, vediamo insieme questa scheda che ci fa un po' il resoconto, ci mostra com'è la situazione. Vediamo. La terra all'Aquila in Abruzzo tremò alle 3.32 del 6 aprile 2009 e provocò migliaia di crolli che causarono la morte di 308 persone e il ferimento di altre 1.600. Gli sfollati nell'immediato furono 70.000, di questi 35.000 furono accolti in tenda e 30.000 in hotel e case private. La scossa nella sola Aquila produsse 4 milioni di tonnellate di macerie, furono 23.000 gli edifici privati con danni gravi e 11.000 quelli con danni di media entità. 470 gli edifici pubblici gravemente danneggiati. Le risorse finanziarie stanziate per gli interventi post terremoto sono pari a 10,6 miliardi di euro, di cui 2,9 relativi all'emergenza e 7,7 per la ricostruzione. L'Unione Europea stanziò 494 milioni di euro, di cui 144 da destinare ai moduli abitativi provvisori e 350 per il cosiddetto progetto Case, complessi antisismici sostenibili. E proprio sui costi delle abitazioni antisismiche, ora vuole fare chiarezza il Parlamento europeo che ha sul tavolo due pareri opposti. Per la Corte dei Conti europea la spesa di 1.648 euro al metro quadrato è eccessiva. Di parere opposto invece la Commissione, alla quale spetta tra l'altro di chiarire le norme su questo tipo di finanziamenti. Bene, onorevole Rivellini, abbiamo visto questa scheda, la situazione purtroppo è quella che abbiamo visto tutti, è quella che vediamo tutti. È passato tanto tempo, ma la situazione non è migliorata. Non è migliorata, ma il compito dell'Europa era quella di dare un primo aiuto con una serie di programmi per un totale di 494 milioni di euro, 350 per il progetto Case e la differenza per il progetto delle prime abitazioni per le tendopoli, e l'Europa è stata presente accanto alla tragedia della città aquilana e ad oggi deve continuare ad essere presente, ricordando che l'Aquila è una delle 20 città d'arti europee, è una perla non degli aquilani ma di tutti gli europei. Onorevole, lei c'è stato? Ci sono stato da poco, perché sono stato nominato relatore per un dossier della Corte dei Conti che in qualche modo sospetta di una spesa eccessiva su quei 350 milioni del progetto Case. Case va come complessi antisismici sensibility abitativi, le case dei rifugiati. Sono stato anche perché la Corte dei Conti europea ha qualche sospetto sulla spesa eccessiva, mentre la Commissione europea invece ha fugato ogni dubbio e ha detto che le spese sono state coerenti con il programma. Su questo poi ritorniamo, onorevole. Onorevole Rinaldi, anche lei è stato all'Aquila, è stato l'anno scorso. Sì, ecco. Sono stato l'anno scorso a incontrare anche proprio dei cittadini manifestanti, tra l'altro li ho visti anche a Roma in occasione di un'altra manifestazione che avevano fatto. Lei ha parlato prima di tragedia, altro che. Una tragedia umana, ma al di là di questo è diventata una tragedia politica, una tragedia istituzionale, perché sull'Aquila sono andati in cortocircuito troppi meccanismi. E oggi in Europa devo dire che si parla, a mio modo di vedere, con una certa difficoltà dell'Aquila, perché dal punto di vista di alcune istituzioni, dal punto di vista anche di alcuni colleghi, quando ci confrontiamo sull'Aquila, colleghi non italiani, viene una sorta di sospetto: ma perché le cose sono così complicate? E di fatto noi ci troviamo 7 rinvii a giudizio da parte della Procura cattivo uso, o meglio un abuso proprio di fondi regionali. La Corte dei Conti che ci dice che, su, come diceva il collega Rivellini, su 350 milioni del progetto Case sono stati realizzati delle abitazioni con un costo del 158% più alto rispetto al costo di mercato. Ci sono delle ragioni forse per spiegare questo costo così anomalo, perché l'Aquila è sicuramente una città molto particolare per la sua conformazione geografica, per le condizioni climatiche, però in Europa si dice: ma come mai così tanto? E anche perché
c'è una sorta di pasticcio istituzionale un po' tutto nostro su chi è veramente competente per cosa, tra governo, comune, regione, protezione civile. Il ministro Triglia del resto ha suonato un campanello d'allarme proprio in questi giorni dicendo che bisogna avere competenze certe e il passaggio di alcune deleghe dal governo agli enti locali non è sufficientemente chiaro. Allora, tutto questo dal punto di vista europeo rappresenta un quadro sul quale per Bruxelles non è così facile entrare ed aiutare. Revelini, non stiamo facendo una bella figura noi italiani in questa cosa. Ma guardi, questa è la differenza delle visioni del mondo fra me e il collega Rinaldi. Lui è alla ricerca del pelo nell'uovo per far fare all'Italia in Europa una brutta figura. Io invece sono alla ricerca delle ragioni di eventuali ritardi. Anche lei è d'accordo, però che non la stiamo facendo. Sono alla ricerca del capire che cosa è successo, ma non per trovare gli eventuali colpevoli, che spetta ad altri organi, alle istituzioni, ma per trovare il sistema come aiutare effettivamente e concretamente quella popolazione, quelle popolazioni, e come rilanciare affinché finalmente, invece delle chiacchiere, invece di trovare i titoli sui giornali, perché sa, al mio posto, andare all'Aquila, essere rapportiere, relatore di un dossier così scottante, andare all'Aquila e gridare, beh, era facile, andavo su tutti i giornali, avevo la prima pagina sul New York Times, ma avevo fatto un buon lavoro per la mia Italia e per l'Aquila? No, il lavoro positivo è capire se effettivamente ci sono state delle irregolarità. E io sono stato a visitare il procuratore della Corte dei Conti, il procuratore della Repubblica, sono stato a visitare il sindaco, il governatore della regione, il presidente della provincia, il direttore della protezione civile, tutti gli organi che in qualche modo stanno indagando e stanno procedendo sulla ricostruzione. E alla fine, al di là adesso delle questioni che sono al vaglio della magistratura e che devono assolutamente essere chiarite, viene fuori una realtà diversa, per esempio, dal terremoto dell'Emilia. L'Aquila è una città d'arte, è una delle 20 città europee d'arte. Non si può andare lì, buttare tutto a terra e ricostruire. Bisogna ricostruire con calma per continuare ad avere quel patrimonio artistico-culturale straordinario. Una delle accuse della Corte dei Conti è quello che nella ricostruzione si sta in qualche modo attenzionando troppo la ricostruzione architettonica della città. Certo, visto da parte dei tedeschi che non hanno le nostre bellezze o di qualche altro paese del nord, questa può essere una esagerazione, ma possiamo mai buttare all'aria un patrimonio straordinario come quello? Rinaldi, anche i cittadini, appunto, a questo che si domandano, un po' come diceva l'onorevole Rivellini, quando torneremo nelle nostre case? Questo si domandano poi alla fine dei conti. Alla fine questa è la domanda e devo dire che il sindaco che rappresenta i cittadini ha parlato con parole molto pesanti, ha detto mi sento umiliato. Ora, io non cerco i titoli sui giornali per l'Aquila, non è il mio collegio elettorale. Il sindaco è l'unico che dall'Europa ha avuto una bacchettata. Benissimo. Quindi invece di fare un po' di pubblicità il sindaco non è presente, non parliamo neanche. È l'unico bacchettato dall'Europa. Ha usato delle parole pesanti, ma non nei confronti dell'Europa, nei confronti della situazione, che devo dire sono le stesse parole, credo, che usino i cittadini. Ci sentiamo umiliati dopo 4 anni a trovarci ancora perché, in questa situazione. Onorevole Rinaldi, ma perché in Italia non ce la si fa mai a fare una cosa in tempi brevi? Ed è quello che i nostri colleghi non riescono a capire. Ci sono dei fondi del CIPE che sono stati stanziati l'anno scorso e che non sono ancora disponibili. Questa non è una colpa dell'Europa, è una colpa tutta italiana. Ci sono dei fondi del governo, non Monti, Berlusconi, che ancora sono lì stanziati ma mai arrivati sul territorio. Allora l'Europa, quando vede questa farraginosa macchina amministrativa, politica, intreccio di competenze e cose che alla fine con le nostre risorse non riusciamo a fare, naturalmente ci va con i piedi di piombo. Vedremo che cosa dirà la magistratura, ma anche il fatto che ci siano state delle frodi, certamente questo non aiuta. È chiaro che l'Aquila è un patrimonio con una configurazione, l'ho detto anche prima, assolutamente straordinaria, però noi non possiamo, e questo vale anche per tante altre situazioni europee, mettere l'Europa di fronte alle sue responsabilità dicendo ecco, voi non capite le nostre esigenze, le nostre specificità italiane, quando in realtà forse i nostri compiti tutti non li abbiamo fatti. Dire questo non è speculare sulle miserie degli uni.
E dire sciocchezze. Ma no, non credo che purtroppo siano sciocchezze. E dire sciocchezze, perché l'Europa, tutto quello che dice il collega Rinaldi, non lo ha affatto detto. L'Europa, che ha già stanziato questi fondi, noi stiamo parlando di fondi che già sono stati stanziati, i 350 milioni del progetto Case. E su cui c'è il rischio di infrazione da parte della Corte dei Conti. Un attimo, vuole sapere se questi soldi, questi euro spesi per le prime abitazioni, quindi dovevano essere abitazioni saltuarie. Ma sono stati spesi bene o no? Sì, sia la Procura della Repubblica, sia la Procura della Corte dei Conti afferma che quelle abitazioni sono state fatte con una spesa maggiore, e non è quella che dice il collega Rinaldi, perché per le condizioni climatiche, ma per il tempo che gli aquilani devono restare in quelle case, che è un tempo molto più lungo, perché spiega benissimo la relazione, non si può, ripeto, ricostruire ex novo l'Aquila, bisogna restaurarla, e quindi quelle case sono state costruite con una concezione abitativa diversa, che è molto più lunga. Certo, tutto è migliorabile, ma io credo che su questo è che l'Europa sta in qualche modo insistendo, e noi dobbiamo dare su questo una risposta a chi, come la Corte dei Conti, ha sollevato dei sospetti, e a chi, come la Commissione europea, invece questi sospetti li ha fugati. E chiedo al collega Rinaldi che noi parlamentari europei abbiamo un altro compito, noi come rappresentanti del territorio. Tra l'altro io sono stato votato dagli aquilani, sono stato votato con circa 110.000 voti anche da quel popolo, non di fare come ha fatto un collega dello stesso partito dell'amico Rinaldi, De Magistris, che ha bloccato 146 milioni di euro per le bonifiche in campagna per avere un titolo di giornali. Noi dobbiamo cercare di fare il nostro compito, che non è quello della magistratura, è quello di aiutare le popolazioni. E come in campagna, così all'Aquila, il nostro compito è quello di relazionare affinché ci sia un'accelerata, ci sia finalmente uno sviluppo, ci sia finalmente una speranza per i cittadini aquilani. Certo, questo non porta il titolo sul giornale, ma è il compito di chi è rappresentativo e non autoreferente, chi sente di essere un politico rappresentativo e non autoreferente, lo ripeto, è questo e non altro. Onorevole Rinaldi, i cittadini, ad esempio dell'Aquila, no? Stavamo parlando, già sentono lontanissima l'Italia, appunto per questa burocrazia di cui parlavamo, mostruosa, che blocca tutto. Questo è un altro capitolo. Ecco, appunto, quelli, apriamolo. Capitolo italiano. Noi stiamo apriamolo. Qui a discutere però del capitolo europeo. Esatto, ma l'Europa come di la questo, sentono? Di questo fenomeno, sì, non di altro. Sì. Quello è un altro capitolo. C'è un altro però capitolo. Sentono lontanissima anche l'Europa, penso i cittadini, forse più ancora dell'Italia. Cosa dite voi su questo? Il capitolo italiano è intrecciato al capitolo europeo. Non ci piove. Noi non avremmo queste difficoltà con la Corte dei Conti, che non è un'istituzione che si inventa le cose, se non avessimo delle nostre contraddizioni. E ripeto, lasciate perdere le polemiche sui titoli dei giornali, dei magistris, questo e quest'altro. Guardate le dichiarazioni del ministro Triglia, non è il mio partito, del sindaco Cialetta, non è il mio partito, quello che dicono ci informa che, insomma, che è un problema. C'è. Quindi tu fai prima il giornalista, vai a, no, vedere le dichiarazioni invece di guardare la sostanza. La sostanza è che dopo 4 anni non ci sono ancora le case per l'Aquila. Come aiutare l'Aquila? La sostanza è che l'Italia ha dei propri fondi che non è riuscita a utilizzare. La sostanza è che la Corte dei Conti, forse ha torto, lo vedremo, no, ma non è che la Corte dei Conti... E non dice questo la Corte dei Conti. Ma no, allora no, minaccia un'infrazione e allora no. Allora i cittadini vedono lontano. Perché sono fermi questi soldi? Perché? Gli italiani, i soldi italiani. I soldi italiani sono fermi perché purtroppo questo abbiamo... Questo si domanda, credo, la gente. Perché certamente abbiamo questo tipo di conflitto di competenze tra i vari livelli. Quindi la burocrazia, insomma. Che, ripeto, non aiuta l'Europa ad aiutarci, sì, perché l'Europa dice, ma insomma, voi avete dei finanziamenti. Questo è vero. E perché non li utilizzate? Chiedete a noi europei quando delle risorse proprie sono ancora lì bloccate da 2 anni, Due anni. Ma ad alcuni paesi europei sembra incredibile. Vero. Su questo sembra incredibile. Altrove... Ma questo voglio dire che sono le questo difficoltà, perché su queste battaglie si fanno... Su questo su tante cose in realtà. Su questo sì. C'è un dibattito politico in Parlamento europeo su queste questioni che, devo dire, ci trova in un terreno, come rappresentanti italiani, non facile, perché dobbiamo spiegare a tutti la complessità di competenze che non sono chiare, di conflitti di ruoli, di magistrature che fanno indagini, giustamente, e che vengono fuori delle frodi che altrove non ci sarebbero. Insomma, sull'Aquila ci sono stati tanti scandali, ma tanti scandali. Allora, per il cittadino è difficile vedere l'aiuto sostanziale italiano dopo 4 anni. Mi rendo conto che è difficile vedere anche l'aiuto europeo, ma tra l'Europa che qualche cosa ha dato
e il cittadino, purtroppo mettiamo una barriera fatta di complicazioni burocratiche nostre e di un livello di animosità politica e di strumentalizzazione politica che sai bene che non mi appartiene. Ripeto, io all'Aquila non vado a cercare voti, non ho avuto un titolo su un giornale e non è la città dove mi sono presentato alle elezioni o mi presenterò alle elezioni. Ecco, sì, infatti superiamo un po' divisione politica, no, anche no, soprattutto non è quello, per superiamola. Il problema sull'Aquila. Guardi, sì, guardi che il mio lavoro e la mia volontà su questo dossier è una volontà e un lavoro difficile, perché andare non a ricercare, come ha fatto il collega Rinaldi, la notizia giornalistica, lo scoop, oppure di andare allo scontro con le varie istituzioni, ma fare un lavoro certosino, andare per esempio dal procuratore della Repubblica a chiedere se esisteva al momento della ricostruzione un sistema malavitoso che in qualche modo avesse inquinato la ricostruzione, e sentirsi dire dal procuratore che al di là di casi isolati non esisteva un sistema, per me è stata, non c'era un sistema malavitoso, per almeno per me è stata una risposta che mi ha reso felice. Invece probabilmente qualcun altro aspettava una risposta diversa, no, per poter fare un po' di ghiaccio. Rinaldi, credo che noi dopo queste visite che abbiamo fatto, dopo aver approfondito, dopo aver letto con attenzione il dossier della Corte dei Conti, che certamente non è un dossier che minaccia l'inizio di infrazione, dobbiamo insieme al collega Rinaldi cercare di essere utili a quella popolazione e trovare il sistema affinché l'Europa sia ancora accanto e oltre a queste somme ingenti che ha dato, come trovare il sistema per aiutare l'Italia. E anche il nostro intervento europeo in una accelerazione di quegli aspetti burocratici assurdi che il nostro Paese molto spesso deve subire può essere un fatto positivo in prospettiva per migliorare una legislatura che in qualche modo è carente. Proprio per questo invito sin da adesso l'amico Rinaldi, il giorno 26 giugno all'interno del Parlamento europeo organizziamo un'audizione pubblica, ci saranno esponenti molto importanti, ci sarà l'ex procuratore generale Gian Domenico Lepore, ci sarà Gabrielli della Protezione Civile, ci sarà il sindaco dell'Aquila, il presidente della provincia, il presidente della regione, il direttore generale della Protezione Civile tedesca, nonché altri parlamentari, proprio per capire dal fenomeno Aquila, dell'Aquila, del terremoto dell'Aquila, come migliorare questa situazione e come contribuire ulteriormente a dare ai nostri cittadini che aspettano da noi risposte positive, chiasso, non ne vogliono più sentire. Esatto, sì, onorevole Rinaldi, proprio non questo. Ne vogliono più sentire, aspettare questioni affermative, positive, per migliorare la loro proprio situazione. Proprio questo, onorevole. Lei sì. Lo accoglie questo invito che ha fatto l'onorevole Rivellini? È sempre stato parte del mio modo di fare politica, francamente. Sì. Sfido a dimostrare che ci siano state illazioni, tanto per strumentalizzare qualche cosa in questa come in altre battaglie. Non parliamo più però del passato. Diciamo che per me però un'iniziativa della Corte dei Conti o un'iniziativa della Procura non sono, o una denuncia del sindaco sui fondi che non arrivano, non sono, come dire, delle notizie giornalistiche, sono dei fatti. E sono degli elementi di cui devo tener conto. Però devi scegliere. Prima cosa, ti ho fatto parlare, adesso fai parlare. Ti ho fatto parlare, io farei parlare anche il 26, farei parlare anche qualche cittadino, perché ci sono comitati di cittadini molto attivi che hanno la loro versione della storia riguardo all'Aquila, e tutto sommato sarebbe assolutamente interessante. Benissimo, e spero che approfondiremo questa cosa, abbiano la possibilità di intervenire. Detto questo, ripeto, noi dovremo fare tutto il nostro lavoro in Europa e non c'è dubbio che lo stiamo facendo, non dico che tu non lo stia facendo, assolutamente, ma ripeto, non riusciremo mai a ottenere per i cittadini, per l'Aquila, qualche cosa di costruttivo se non riusciamo prima a rimediare, almeno in parte, ad alcune contraddizioni che sono tutte nostre e che riguardano il mancato utilizzo di fondi italiani che sono stati stanziati e che non sono arrivati, il fatto che tra i comuni e l'ABI bisogna
arrivare a un patto in modo da sbloccare tutta una serie di crediti, che è un'altra questione concreta sulla quale ci dobbiamo confrontare, e un recinto, un perimetro preciso di quelle che sono le competenze degli uni e degli altri, al di là del quale l'Europa, devo dire, è in profonda difficoltà nell'intervenire.